Terre dei Consoli è andata in scena una gara che si è rivelata decisiva per la lotta per il titolo di campione italiano. Uno stratosferico, Yuri Piovesan, ha messo il sigillo su una gara incredibile. I 7 verdi consecutivi nelle ultime 7 buche non sono esaustivi della gara del presidente di Footgolf Treviso, ma sottolineano uno sprint ed una tenuta mentale che gli permetteranno di poter dire la sua anche nell'ultima tappa per vincere il campionato. Alle sue spalle si è piazzato Ivan Camerin, con una gara meno costante ma che ha emozionato per un all-in-one alla 11 e due eagle impressionanti. Questo secondo posto gli permette di accorciare sul leader Esposito, giunto solo sesto. Terra Toscana si giocò la stagione 2015 contro Caverzan. A 2 anni di distanza avrà nuovamente questa possibilità, a dimostrazione che ogni stagione agli FG è caratterizzata da equilibrio e verdetti che solo l'ultima tappa è in grado di decidere. Il 22 ottobre il Footgolf italiano scriverà un'altra pagina di storia per questo giovane sport. Un nuovo campione succederà a Marco Trentin. Un uomo avrà fatto meglio di tutti e tutti saranno pronti a rendergli il giusto omaggio. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia!